Taranto. Escono dal Mar Piccolo e sfilano lungo il canale le unità che riconosciamo con la prontezza dell'affetto. È un appello del cuore. Andrea Doria. Il nome di ciascuna condensa anche quelli di navi che più non rivedremo. Abbiamo ritrovato il Monte Cuccoli e il Duca degli Abruzzi. Ogni occasione di rivederli operosi e belli diffonde un senso di festa nazionale. Dal balcone dell'ammiragliato De Gasperi, con Pacciardi e l'ammiraglio Ferreri, assiste al passaggio, rincuorante come una conferma della nostra fede, esaltante come uno spettacolo. Alla corazzata e agli incrociatori si uniscono i caccia, le corvette e tutta la flottiglia a comando. Sulla Doria il presidente con l'ammiraglio Oliva passa in rassegna il picchetto d'onore. Quindi l'ammiraglio Ferreri gli espone il programma delle esercitazioni aeronavali che, alla presenza anche di Pacciardi, si iniziano. Attacco di aerei su un bersaglio a spruzzo. Esercitazione di tiro su bersagli occultati da una cortina di nebbia artificiale. De Gasperi controlla una verità incisa nel cuore di tutti. La storia con noi è stata dura, ma non per demerito di marinai o di soldati.